ostinata perché lasciano intravedere il fanale, ma lo proteggono. Questo permette l'attesa diurno, permette quelle che oggi chiameremo luce diurna. La presa d'aria sul cofano, quella che veniva chiamata NACA, perché era una presa d'aria studiata per l'aeronautica, e la vettura C, ben vedere, che a questo punto chiamerebbero topolino. Saluto al pubblico. Scarica le valigie, dentro le quali non ha nulla, perché sennò non le solleverebbe così. Quale faccio complimenti per questa nota ripetuta disanima delle tipologie delle macchine che sono venute che hanno partecipato a questa importante manifestazione organizzata dalla MS Bagni della Porretta, al quale rivolgo il mio sentito ringraziamento per aver organizzato questa manifestazione. So che insieme al presidente dell'associazione Maurizio Lenzi c'è anche il presidente della commissione organizzazione di questo tipo di organizzazione, quindi do il benvenuto anche a lui, ovviamente il benvenuto a tutti gli equipaggi che hanno partecipato a questo raduno, questo terzo raduno, mi sembra dopo il Covid che ci ha afflitto in questi 2 anni. Il raduno della manifestazione ha avuto dei momenti importanti, quelli di oggi, per quanto visto dal programma. I partecipanti hanno percorso una parte del famoso percorso della nota antica Coppa Porretta, che era una gara svolta su 3 province. Oggi è stato fatto un percorso, una parte di quel percorso, un breve percorso di soltanto 70 km mi sembra, probabilmente un terzo rispetto a quello originario del 1930. In questo territorio si è svolta appunto la Coppa Porretta per 3 anni, dal 29 al 31, e l'ultimo anno ha partecipato il noto o arcinoto Enzo Ferrari, e credo che sia stata l'ultima partecipazione a una gara proprio dello stesso Ferrari. Quindi noi siamo particolarmente onorati di avere questo primato. La manifestazione si è svolta appunto su questo itinerario breve ma importante, perché si sviluppa in un territorio che noi riteniamo interessante dal punto di vista turistico. Quindi il ringraziamento all'associazione AMS Bagni della Porretta è particolarmente sentito, perché l'obiettivo nostro è di far conoscere il territorio, così come era noto appunto negli anni 30, gli anni in cui si svolgeva questa famosa epica Coppa Porretta. Un dettaglio che penso sia stato detto in occasione di questo raduno: proprio il terzo anno della Coppa Porretta, il ministro delle comunicazioni agevolò coloro che partecipavano a questa manifestazione dando una sorta di contributo per trasferirsi da tutta l'Italia qui a Porretta. Quindi siamo orgogliosi di avere ospitato a suo tempo, siamo orgogliosi oggi del fatto che questa associazione ripercorra quel periodo epico, l'epopea del periodo di Porretta. Non c'era soltanto la Coppa Porretta, ma c'erano anche le terme, che erano un punto di riferimento di coloro che non soltanto seguivano lo sport, ma anche per la cura del corpo.
poi vogliamo completare questo importante ricordo dell'epopea di Porretta, dove avevamo anche una importante azienda, siamo all'inizio dell'attività di un'importante azienda che ha fatto la storia del nostro territorio, che è la DEM. E immagino che abbiate, o ve ne hanno parlato, abbiate visto il museo dei prodotti che questa azienda ha svolto in tanti anni di attività, unitamente ad un'altra importante azienda che avete visitato, non avete visitato oggi perché l'azienda è stata chiusa, ma avete visitato l'attività, le zone dove l'azienda svolgeva la sua attività, la famosa SMI. Anche la SMI era un'azienda importante per questo territorio perché garantiva la sopravvivenza, garantiva l'occupazione a migliaia e migliaia di persone insieme appunto alla DEM. Quindi noi siamo particolarmente contenti e soddisfatti di avere qualcuno che ripercorre quel periodo e ci mette e mette in evidenza queste peculiarità che sono nostre e che noi vogliamo promuovere non soltanto a livello degli associati dell'ASI, ma a tutti coloro che curiosamente magari intervengono per vedere queste manifestazioni. Quindi ancora grazie al Presidente dell'Associazione, grazie al Presidente della Commissione, ancora grazie Mascagni perché è sempre molto affascinante e accattivante sentirlo parlare così in maniera così dettagliata di tutti i motori. Voglio anche ringraziare la Polizia di Stato, cioè vedo il sovrintendente qui presente, perché avere la Polizia di Stato in queste manifestazioni non è facile, quindi noi l'abbiamo visto in altre occasioni, quindi il fatto che ritorni a Porretta insomma ci lusinga, quindi grazie ancora tante, grazie a tutti voi. Ma adesso stiamo concludendo la giornata, domani ci sarà la seconda tappa, percorreremo la strada statale porretana fino a Pistoia, luogo da dove oggi parte, quindi oggi antica partenza Campo Tizzoro, domani attuale partenza. Un saluto a tutti e vorrei lasciare un attimo la parola al Presidente della Commissione Manifestazioni ASI, Ugo Omodea. Grazie. Io volevo solamente collegarmi alle parole del Sindaco per rappresentare che la nostra federazione di ben 285 club sul territorio, con un calendario molto nutrito di manifestazioni sia di auto che di moto che di tutte le categorie diciamo della motorizzazione, siamo sul territorio e ci nutriamo di queste esperienze che riusciamo a fare con tutti i partecipanti, quindi noi siamo molto grati della collaborazione che in particolare alcune amministrazioni ci prestano, devo dire la maggior parte, e credo che sia molto virtuoso per entrambi, sia per noi che evidentemente ci sentiamo accolti e anche benvoluti e nello stesso tempo promuoviamo nel nostro mondo quella che è la bellezza di tutta l'Italia, che anche quest'oggi, devo dire anche personalmente, ma lo stesso vale anche per mia moglie che mi accompagnava, ci ha fatto scoprire delle cose che effettivamente sconoscevamo completamente, e quindi è un arricchimento culturale che veramente ci dà un grande, diciamo, una grande soddisfazione e ci fa tornare a casa tutti un pochino più ricchi perché abbiamo imparato qualche cosa. Quindi queste collaborazioni ci auguriamo che possano essere sempre più fattive, sempre più propositive, perché alla fine sono diciamo, il nostro biglietto da visita verso tutti coloro che ci guardano e possiamo tramandare anche la storia di manifestazioni come quella del circuito delle tre province, di cui io detengo un cimelio, e cioè un'autovettura che addirittura ha una targa del 29 che dice che è arrivata prima nella categoria 1100, per cui ho anche sentimentalmente un rapporto diciamo preferenziale verso questa bella storia che come tante altre diciamo fa parte un pochino del nostro mondo e lo alimenta
molto virtuosamente. Quindi grazie a tutti, ognuno per la sua parte, per aver contribuito a questo spettacolo. Grazie. Buonasera, siamo arrivati bene qua tutti. Per noi è un onore essere presenti qui, è sempre un piacere essere vicino al cittadino. Adesso l'abbiamo fatto con un'auto storica, lo facciamo in tante occasioni, per noi è un'emozione vedere i bambini che si avvicinano alle auto, per noi rappresenta tanto e cerchiamo sempre di essere vicino non solo nei momenti difficili ma anche nella vita di tutti i giorni. Abbiate apprezzato, grazie mille. Grazie a voi, grazie molto.